Un grido di pace per chiedere la de-escalation, il cessate il fuoco immediato e la protezione di tutti i civili israeliani e palestinesi. Quando noi ammazziamo i bambini o li deportiamo dall'Ucraina con la guerra in Russia, alla Palestina, in Israele, significa che abbiamo segnato veramente un punto forse di non ritorno. Io mi auguro che tutte le persone di buona volontà, i movimenti pacifisti, ma anche un sussulto di coscienza, possa alla fine fermare questo obbrobrio da ambo le parti. Hamas commette stragi, deve essere giudicato, come deve essere giudicato anche Israele per le stragi e per le violazioni dei diritti umani continuamente connessi. I bambini, si parla di più di 2.000 bambini morti. In piazza per l'iniziativa organizzata da Amnesty International e AOI c'era l'ANPI, la CGIL, niente bandiere di partito questa volta, solo quelle arcobaleno, ma erano tanti leader politici presenti. Due popoli e due stati, e credo che sia importante che in questo momento le persone capiscano che questo non è solo un obiettivo importante per i due popoli coinvolti, ma è un obiettivo importante per affermare la pace e il superamento della guerra come strumento di regolazione dei rapporti tra gli stati e tra le nazioni. Hamas è un nemico della causa palestinese, ma dobbiamo interrogarci della ragione per la quale il conflitto israelo-palestinese è stato dimenticato e la islamizzazione di quelle aree è diventata una realtà di fronte agli occhi bendati della comunità internazionale. Ci sarà una responsabilità in questo senso, ma pensiamo anche che la pace non possa essere una bestemmia. Per Giuseppe Conte, Giorgia Meloni, rappresentando l'Italia, dovrebbe adoperarsi per poter parlare con tutte le parti in causa. Contro qualsiasi spirale che porti a morte e distruzione, dovrebbe assolutamente adoperarsi per poter parlare con tutte le parti in causa. Non sto parlando ovviamente di Hamas e dei terroristi, ma sto parlando delle legittime aspettative del popolo palestinese, oltre che ovviamente massima solidarietà per le esigenze di sicurezza di Israele.